Dopo l'astensione dal lavoro che lo scorso 4 maggio ha visto l'adesione di 18 dipendenti su 19, il personale della diagnostica medica di Torrette di Mercogliano torna ad incrociare le braccia. I sindacati hanno proclamato 48 ore di sciopero nelle quali saranno garantiti solo i servizi essenziali. A circa un mese di distanza le questioni irrisolte restano le stesse. I lavoratori della struttura del gruppo Malzoni contestano infatti l'indisponibilità dell'azienda a trovare un accordo. Rispetto all'ultima manifestazione che c'è stata, non c'è alcun passo in avanti, non abbiamo registrato nessuna apertura da parte del management della diagnostica e quindi inevitabilmente l'azione di protesta prosegue per rivendicare quelli che sono i punti cardini della protesta per quanto riguarda gli arretrati stipendiali, per quanto riguarda il cambio del contratto e una mancata sottoposizione di un piano di rilancio serio, proficuo. Qual è la proposta che fate all'azienda? La proposta che facciamo all'azienda è quella di riaprire subito il confronto, di non chiudersi, perché abbiamo sempre dato disponibilità dimostrando senso di responsabilità a trovare quelle che possono essere delle soluzioni. Non a caso abbiamo proposto più volte anche in sede prefettizia e negli incontri avuti presso la diagnostica un contratto temporaneo di crisi che possa venire incontro alle esigenze reali e del momento.